Siamo qui con Coach Dermati. Allora Coach, una bella vittoria con qualche brivido soprattutto nei primi due set. Sì, come è stata l'andata, è stata una partita comunque molto complicata, i primi due set molto molto complicata. Abbiamo faticato ad avere un ritmo gara consono, cioè ad aggredirle, specialmente partendo dalla battuta, questo siamo riusciti a farli solamente nel finale del primo, quando abbiamo, diciamo così, fatto quel grosso break con Taborelli, poi l'altro grande break con Beatrice Molinaro, il terzo, ed era, è necessario avere un'aggressività e un'attenzione nella fase break della battuta, difesa e contrattacco maggiore, perché in quel modo crei dei break che ti permettono poi di non stare nel punto a punto, che è sempre complicato con queste squadre comunque che alternano molti colpi, che sono esperte, che lavorano bene, che difendono tanto. È una partita che sicuramente siamo stati bravi dopo a incanalare un pochino meglio, prendendo dei margini con la battuta che ci hanno consentito di gestirla un po' meglio. Sì, un Montale che sicuramente è ultimo in classifica, ma ha messo in difficoltà l'LPM in tutti e due i match. E questo è un gennaio molto complicato, molto pieno di impegni per l'LPM, che però sta giungendo al termine. Quali sono adesso, a due partite dalla fine, i commenti su questo mese? Ah, infatti poi adesso siamo qua a dire che non abbiamo fatto una partita perfetta, però abbiamo fatto altri tre punti, è l'ennesima vittoria, direi, se partiamo da dicembre, voglio dire, neanche da gennaio. Penso che la squadra abbia fatto veramente il massimo, ok? Abbiamo ancora due partite in questo mese, ancora molto ravvicinate, ora credo che ci manchi un punto per essere secondi, matematicamente, perché penso che terzi lo siamo già, credo, e quindi intanto il nostro primo obiettivo è quello, un passo sempre alla volta e una partita alla volta. Ora dobbiamo preparare il match di mercoledì, abbiamo due gare fuori casa in tre giorni, Club Italia e Olbia. Domani i ragazzi riposeranno sicuramente, perché è necessario, in questo momento le energie mentali e fisiche sono la cosa più importante, al di là dell'allenamento e al di là della preparazione tattica delle partite. Ecco, quindi comunque credo che sia giusto fare un grosso applauso a questa squadra, perché da dicembre, dal post-Covid, immediatamente dal rientro dopo essere stati fermi 35 giorni, credo che per ora ha fatto una striscia di gare dove c'è poco da recriminare, ecco, loro. Grazie coach, complimenti a lei e alla squadra. Grazie.